Buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento, con la nostra nuova rubrica dal titolo dal testo alle immagini le rappresentazioni della Bibbia. Uh, questa rubrica, che consisterà uh, in una serie di appuntamenti. Nello specifico due appuntamenti mensili, vedrà l'analisi eh, insieme dei passi meno noti della Bibbia che invece si sono rivelati fondamentali nel cristianesimo delle origini, tanto da costituire, un da costituire importanti cicli pittorici, con la speranza che eh, alla fine di questo viaggio, un po' a metà. Arte e letteratura riusciremo insieme a tracciare meglio i confini, i motivi, ma soprattutto le motivazioni dell'arte cristiana tar tardo antica. Eh, prima di cominciare e quindi di entrare nella, nello specifico di questo nostro primo appuntamento, permettetemi innanzitutto. Di ringraziare Giuseppe e Lucia che mi hanno dimostrato con questa rubrica, mi hanno rinnovato eh, con l'affidamento di questa rubrica la stima nei loro confronti e colgo l'occasione per ringraziare entrambi e per rinnovare a mia volta la stima nei loro riguardi. Detto questo, um, iniziamo a, uh, con il nostro primo appuntamento e protagonista della prima tappa di questo viaggio a metà tra letteratura e arte è Lot. Lot è un personaggio biblico, è il nipote di Abramo e uh, con la sua storia inizia la nostra analisi di alcuni cicli pittorici. Pittorici, eh, caratteristici proprio dei primi secoli dell'era cristiana. Eh, così come gli altri protagonisti eh, di cui si parlerà negli appuntamenti successivi, la storia di Lot è stata preferita ad altre storie eh, per due semplici motivi: la poca notorietà della storia in sé e l'importanza che il ciclo pittorico, molti secoli dopo la redazione dei testi biblici, in questo caso del libro della Genesi in cui è contenuta la storia di Lot, ha rivestito tra le decorazioni del cristianesimo tardo antico. La nostra storia di oggi è inserita all'interno del libro della Genesi che è il primo libro del Pentateuco dell'Antico Testamento e questo vuol dire che fa parte della raccolta dei primi cinque libri che compongono, che aprono l'Antico Testamento. Il libro della Genesi è scritto in ebraico, composto di 50 capitoli e si può suddividere in base agli argomenti trattati in due grandi sezioni. La prima sezione comprende il racconto eziologico della creazione, che ha inizio quindi con la creazione del mondo e dell'uomo, a cui fanno seguito la storia dei primi esseri umani, e quindi di Adamo ed Eva, la storia dei loro figli, dunque Caino e Abele, e dei loro discendenti, e dunque l'origine di tutto il popolo di Israele. Questa prima sezione contiene quindi quella che dagli studiosi della Bibbia e dunque dai biblisti viene definita come preistoria biblica. La seconda sezione, invece, racconta quella che dagli studiosi viene definita eh, vita dei patriarchi. I patriarchi che vengono considerati eh, progenitori del popolo eletto sono Abramo, Isacco e Giacobbe e a questi si aggiungono Esaù, Giuseppe e Giuda. Dunque, eh, la storia biblica del popolo di Israele inizia con lui, con Abramo, il primo tra i patriarchi, i cui ascendenti sono riconducibili ad Adamo ed Eva. Abramo, figlio di Terach, fratello di Nahor e di Aran, visse nella città di Ur con la propria famiglia. Qui sposò la sorellastra Sara, che era figlia dello stesso padre, ma aveva una madre diversa. Terah, Abram, Sara e Lot, che era il figlio di Aran che nel frattempo era morto e era venuto a mancare, si spostarono da Ur alla città di Carran, città della Mesopotamia settentrionale, dove lì un giorno Dio parlò ad Abramo, ordinandogli di lasciare la terra in cui si trovava e di dirigersi nella terra che lui avrebbe indicato. Abram, che eh, a quel punto aveva circa 75 anni e non era ancora riuscito ad avere figli a causa della sterilità di Sara, obbedì, radunò quindi tutti i suoi beni, eh, tutti i suoi averi e partì lasciando Carran e portò con sé sua moglie e il nipote Lot, che è il protagonista appunto del nostro appuntamento di oggi. Eh, giunto in un primo momento a Carran, Uh, in seguito ad una carestia insieme al suo popolo, Abram fuggì in Egitto, ma anche da lì dovette, dovette fuggire via a causa della violenza degli egizi. Uh, in seguito Abramo tornò nel deserto del Negev, decidendo però in quel momento di separarsi da suo nipote Lot, che invece si stabilì a Sodoma, in seguito, nella città di Sodoma, in seguito ad un litigio tra i suoi pastori e quelli dello zio. A questo punto comincia la nostra vera e propria storia di Lot. Al capitolo 13 del libro della Genesi, in cui è scritto che quando, quando Abramo tornò nel deserto del Negev, anche Lot era con lui e anche Lot possedeva greggi, armenti e tende. Il territorio però non permetteva a zio e nipote di vivere insieme e in seguito a delle liti tra i mandriani di Abramo e quelli di Lot, Abramo propose al nipote di separarsi. Uh, Lot acconsentì e scelse per sé la, la valle del Giordano e portò lì tutti i suoi averi, piantando le tende nei pressi della città di Sodoma. Uh, purtroppo però gli uomini di Sodoma, almeno uh, rispetto a quanto ci racconta il testo biblico, erano perversi e peccavano contro il Signore. A causa, della loro, uh, a causa della loro malvagità, il Signore decise di distruggere Sodoma a meno che non avesse trovato 50 uomini giusti all'interno della città. Ovviamente, come ben saprete, questi 50 uomini non furono trovati perché l'unico giusto della città era appunto Lot. Uh, Dio manda due angeli a distruggere la città. E i due, angeli, i due angeli di Dio arrivano a Sodoma di sera, mentre Lot, che è ignaro di tutto, sta seduto davanti alla porta di casa. Appena li vide, Lot corse verso di loro, invitandoli ad entrare a casa sua, cucinando per, per loro e offrendo loro degli azimi. Ma i sodomiti, che erano venuti a sapere della venuta di questi angeli, si recarono alla porta di Lot dicendo. Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Fagli uscire da noi affinché possiamo abusarne. Lot a questo punto cercò di convincere gli abitanti di Sodoma a non fare del male agli angeli di Dio, decidendo persino di sacrificare le proprie figlie. Infatti nel testo è scritto Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo. Lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini perché sono entrati all'ombra del mio tetto. I sodomiti eh, non vogliono però sentire ragioni, ma grazie all'aiuto degli angeli, Lot riuscì a mettere in salvo se stesse, le sue stesse figlie e gli angeli, riuscendo ad allontanare i sodomiti. Gli angeli di Dio dunque, eh, per ricompensare Lot del sacrificio che era disposto a compiere, gli ordinarono di prendere i generi, le figlie, la moglie e di abbandonare Sodoma perché questa era prossima alla distruzione. Lot in un primo momento indugiò, ma gli angeli di Dio lo presero per mano e lo accompagnarono fuori dicendogli Fuggi per la tua vita, non guardare indietro e non fermarti dentro la valle. Fuggi sulle montagne per non essere travolto. Lotta allora convintosi, dopo aver cercato invano di convincere i suoi generi a seguirlo, che in realtà credevano che Lot stesse scherzando, scappa dalla città con le figlie e con la moglie e si rifugiò a Zoar, una piccola cittadella che era proprio mh, subito fuori Sodoma. Uh, sorto il sole, il Signore a quel punto fece piovere su Sodoma zolfo e fuoco, distruggendo la città, i suoi abitanti e tutta la vegetazione del suolo. Purtroppo però la moglie di Lot, disubbidendo all'ordine degli angeli che avevano intimato a Lot e quindi anche alla sua famiglia di non voltarsi mai indietro per guardare la città, uh, si voltò invece indietro a guardare la città che stava eh, appunto nella sua fase di distruzione e si trasformò così in una statua di sale sotto agli occhi di Lotte delle due figlie. Dopo la distruzione di Sodoma quindi nel momento in cui eh, subito dopo la che la città era stata completamente distrutta Uh, lasciata Zoar, Lot e le figlie uh, decisero di andare ad abitare sulla montagna così come avevano ordinato gli angeli e si rifugiarono in una caverna. Uh, qui le due ragazze, visto che uh, erano soli all'interno di questa caverna e che non c'era nessuno. Che potesse giacere con loro secondo le leggi e le osanze degli uomini, decisero, eh, complottando tra loro, di far ubriacare Lot e di accoppiarsi con lui eh, al fine di assicurarsi una discendenza. Mm, L'accordo riesce, le due figlie giacciono con Lot e da questa unione la figlia maggiore partorì un figlio e gli diede il nome di Moab. Moab fu il padre di tutti i Moabiti. La figlia minore invece partorì un altro figlio e lo chiamò Figlio del mio Popolo e fu il padre invece di tutti gli Ammoniti. In quanto storia esemplare e a tratti didascalica, la vicenda di Lot rientra in vari cicli pittorici dell'arte paleocristiana. Uh, infatti, Lot compare in un affresco dell'Arcosolio B dell'Ipogeo Anonimo di Viadino Compagni, che è un Ipogeo databile tra il 320 e il 360 d.C. e uh, la figura la storia, il ciclo che rappresenta Lot, uh, nel ciclo che rappresenta Lot, si vede uh, Sodoma, in, uh, Sodoma in fiamme mentre Adit è tramutata in statua di sale e Lot nell'atto di fuggire con le figlie. La stessa scena si ritrova sul sarcofago di Lot del IV secolo, dopo Cristo ovviamente, proveniente dalle catacombe di San Sebastiano, in cui si vedono Lot in fuga con le figlie, che in questo caso però vengono rappresentate bambine, e Adit che voltatasi apre le mani in segno di spavento proprio nel momento della trasformazione. Circa invece il momento della separazione tra Abramo e Lot, un esempio di raffigurazione emusiva si può ritrovare nella parete sinistra della navata centrale di Santa Maria Maggiore a Roma e il mosaico, che è databile alla prima metà del V secolo, mostra i due personaggi, quindi Abramo e Lot, vestiti di paglio che si allontanano uno dall'altro. Lot, che viene rappresentato sulla destra della scena insieme alla moglie, alle figlie e ad, e ad altri personaggi, volge triste lo sguardo verso Abramo, mentre le due ragazze invece indicano la città fortificata di Sodoma che sa per accoglierle. Scene relative. All'incesto invece tra Lot e le figlie sono presenti nella Genesi di Vienna, che è un manoscritto miniato siriano del VI secolo d.C., in cui vengono rappresentate le figlie di Lot che gli offrono del vino mentre lui tende la mano alla coppa. Segue la scena dell'accordo tra le ragazze e chiude le miniature la scena dell'accoppiamento con la figlia minore. In figura, eh, poiché non sono riuscita a trovare un, un esempio valido eh, della storia di Lot, vi mostro però una pagina della Genesi di Vienna. La rassegna uh, delle rappresentazioni della storia di Lot si chiude con le sei miniature della Genesi di Cotton, anche questo un manoscritto miniato, questa volta di ambiente greco, databile al IV-V secolo d.C. Nella prima miniatura, Lot accoglie gli angeli davanti alla porta della città nella seconda la folla di sodomiti è accecata dagli angeli mentre le figlie di lot sono distese a terra e lot con le braccia levate si trova davanti alla porta della sua casa la terza miniatura è occupata dalla conversazione di Lot con gli angeli alati, la quarta rappresenta la fuga da Sodoma, la quinta l'arrivo di Lot a Zoar con la moglie nell'atto di trasformarsi in una statua di sale, mentre l'ultima miniatura riporta la scena dell'ebbrezza di Lot e del duplice incesto. Anche in questo caso, così come per la precedente Uh, per il, il precedente manoscritto, non sono riuscita a trovare l'immagine che rappresenta la storia di Lot e quindi ho riportato in figura vi riporto in figura un esempio della, della genesi di Cotton. Essendo per noi oggi a tratti incomprensibile, la storia di Lot fu un esempio nella tradizione veterotestamentaria soprattutto per tre ordini di motivi. Lot è un uomo pio e timorato di Dio, lo dimostra il fatto che non esita, non esita ad invitare gli angeli di Dio in casa sua, e pur di, pro, di proteggerli, è disposto a concedere le sue figlie ai perversi abitanti di Sodoma. Uh, e quindi, grazie a questo gesto, Lot incarna l'emblema di colui che è disposto a sacrificare tutto ciò che ha in nome di Dio. Uh, altro motivo è che Lot è inoltre un uomo ubbidiente, infatti egli non esita a fare quanto ordinato gli dagli angeli, uh, cercando di convincere i generi a partire con lui, uh, ma quando questi non vogliono comunque alle parole degli angeli, Lot prende moglie e figlie e fugge via da Sodoma senza voltarsi mai indietro. Questa tematica, che è quella dell'ubbidienza incondizionata, introduce però l'ultimo punto fondamentale, che è quello della disubbidienza. Colui che disubbidisce a Dio viene, viene punito. Ed è questa la, la sorte che tocca alla moglie di Lot, che disubbidendo al comandamento degli angeli, una volta arrivata a Zoar, si volta indietro per guardare le rovine di Sodoma e viene trasformata in una statua, una statua di sale. Per comprendere il motivo eh, di questa punizione e quindi del perché eh, Adit viene trasformata in una statua di sale, dobbiamo lasciare l'ambito cristiano allegorico ed addentrarci invece nelle scritture eh, ebraiche. I commentari rabbinici, quindi come per esempio Genesi Rabbà, eh, riportano la seguente spiegazione. Gli abitanti di Sodoma erano conosciuti a causa della loro crudeltà verso gli stranieri. Infatti l'inospitalità era inclusa nel codice delle leggi della città di Sodoma. L'unica eccezione a questa regola era appunto Lot. Quando il Signore inviò i due angeli travestiti da uomini per distruggere Sodoma, Lot li invitò a casa sua e servì loro del cibo contravvenendo quindi a tutte quelle che erano le leggi cittadine. Sua moglie Adit, il nome proprio della moglie di, uh, di Lot lo conosciamo sempre dai commentari rabbinici, che era sodomita di nascita, non approvava, quindi non poteva approvare le azioni di Lot. E quando Lot chiese a lei del sale per i suoi ospiti, Adit si lamentò uh, andando a cercare il sale dai vicini e lamentandosi con loro. Uh, e informando i vicini che Lot aveva disubbidito alle leggi cittadine. Uh, per questo uh, la folla venne a sapere della presenza dei due angeli uh, all'interno dell'abitazione di Lot. Per questo la folla si riunisce davanti alla casa di Lot esigendo che egli consegnasse loro gli ospiti affinché potessero appunto abusarne. Uh, il peccato di Adit uh, nei confronti del Signore ha quindi il simbolo del sale. Adit pecca nei confronti del Signore, degli angeli di suo marito uh, e uh, il motivo uh, che trova riscontro nella richiesta del sale uh, è quindi motivo del suo peccato e con il sale dunque Adit viene punita venendo trasformata appunto in una statua di sale. In un percorso quindi ehm, che si dimostra eh, letteralmente bidirezionale tra documento e monumento e monumento e documento, si aprono, grazie a queste interazioni tra letteratura e rappresentazione, le, le necessarie interpretazioni storiche per decodificare l'arte cristiana dei primi, dei primi secoli. Per comprendere eh, appieno il motivo per il quale la storia di Lot sia poi diventata un exemplum anche nel cristianesimo tardo antico, oltre che nella cultura giuda giudaica ovviamente, dobbiamo però necessariamente riferirci al contesto storico. Quello che stupisce è, infatti, il motivo per il quale la storia di Lot, che vede una figura divina eh, tanto punitiva e un messaggio sociale molto lontano dall'ambiente neotestamentario, si è entrato, eh, nonostante tutto ciò, a far parte della cultura iconografica cristiana degli origini. Il ciclo di Lot si sviluppa anche in un momento fondamentale, infatti, la prima testimonianza è quella del. Sarcofago eh, dell'ipogeo di eh, Via Dino Compagni a partire dal III secolo eh, e eh, l'ipogeo di via Dino Compagni è un ipogeo di diritto privato scavato per ospitare più famiglie imparentate tra loro che riporta decorazioni pittoriche non solo cristiane, ma anche pagane. Il III secolo, soprattutto nei territori dell'impero, è un momento di grandi persecuzioni, ma è anche quel momento in cui, attraverso i testi dell'apologetica e i concili, si iniziano a porre le basi della dottrina cristiana. Le prime rappresentazioni della storia di Lot, per i motivi che abbiamo spiegato precedentemente, quindi per, uh, per l'obbedienza incondizionata, per la disubbidienza, per l'esempio della disubbidienza e per il sacrificio uh, nei confronti di Dio, ci portano, uh, ci portano a dedurre che i testi dell'Antico Testamento ha. Nel momento del III secolo non erano più ad esclusivo appannaggio della cultura giudaica, ma iniziavano ad affermarsi anche nella letteratura cristiana, a tal punto da ehm, essere rappresentati all'interno delle catacombe, soprattutto in ambiente romano, che è un po' la patria dell'iconografia cristiana. Uh, e vengono rappresentati in contesti in cui l'immagine era quindi del tutto chiara, perché se quest'immagine veniva rappresentata nella catacomba, voleva dire che quindi chi visitava la catacomba alla vista dell'immagine aveva ben chiara quella rappresentazione, dunque committente, il committente doveva uh, conoscere la storia e la storia stessa di Lot svolgeva così, come per la cultura giudaica, una funzione didascalica oltre che catechetica. Spero che eh, questo mh, appuntamento, seppur breve, eh, sia stato di vostro eh, gradimento. Eh, prima di salutarci vorrei però sottolineare che, questa non mi è sembrata la sede giusta per contemplare ehm, delle analisi legate alla storicità dei fatti narrati ehm, né storici né morali come l'episodio dell'incesso tra lotte e le figlie, eh, ma mi sembrava opportuno, visto anche il poco tempo a disposizione, eh, spiegare eh, l'importanza di questi aspetti. Uh, le o, meglio, l'importanza degli aspetti letterari legati alle uh, loro rappresentazioni. Uh, salutandovi e sperando che uh, questo nostro primo appuntamento abbia, abbia mosso in voi una qualche curiosità e che abbiate piacere nel seguirmi nei prossimi appuntamenti, vi, do, uh, vi saluto ricordandovi che il 30 novembre. Ci sarà un nuovo appuntamento con questa rubrica, con una nuova storia e con un nuovo motivo di rappresentazione. Grazie a tutti, alla prossima.